carica, non ci deve pesare. Cerchiamo di mettere la nostra identità e cerchiamo di imporla nelle partite. Il nostro obiettivo è un sogno realizzabile. È quello di arrivare in fondo di tre competizioni, Coppa Italia, campionato e il futuro europeo. La stagione ufficiale della squadra è terminata con la finale scudetto, un po' amara, del 12 maggio. Poi abbiamo lavorato insieme fino a fine giugno con le ragazze che non erano convocate in nazionale, che non stavano preparando i mondiali, e ci siamo poi rivisti a fine agosto, partendo da quel 12 maggio, cercando di essere ancora più umili di prima, di costruire un altro pezzo importante della mentalità di un gruppo che vuole diventare vincente, che in parte lo è stato, che però bisogna lavorare tanto, di stare ancora tanto insieme. Abbiamo cambiato molto poco rispetto alla scorsa stagione, abbiamo fatto un inserimento importante che è quello di Silvia Vegno, recupero di una ragazza giovane e promettente come Storai, che l'anno scorso non ci ha potuto dare una grossa mano perché ha avuto problemi fisici. E quindi abbiamo messo due ragazze del 2002 dentro la rosa della prima squadra, Aurora Bianchi e Iannarella Alessia, che già l'anno scorso in parte ha fatto la sua comparsa in prima squadra. Vogliamo provare a essere ancora più belli, ancora più speciali e ancora più vincenti. Sappiamo che è un campionato molto combattuto, forse ci sono addirittura più competitor dell'anno scorso, perché la casa al tricolore è importante costruirlo qua, costruirlo in palestra, costruirlo nell'acqua, ogni giorno. Nell'impostare questa stagione sicuramente c'è da tenere conto che è un anno molto particolare, perché è l'anno olimpico, e quindi sappiamo che abbiamo un calendario dove nei primi tre mesi noi giocheremo tutto il girone d'andata, ci sarà la finale di Coppa Italia, ci saranno uno o due turni di Coppa Europea, lì dipende da quanto saremo bravi ad affrontare il primo turno, che è molto impegnativo e sarà qua a Ostia. E quindi, sapendo che ti giochi tanto, abbiamo fatto una preparazione che praticamente in un mese e mezzo ci deve portare in questi tre mesi a cercare di essere perfetti, raccogliere il più possibile, perché poi fra virgolette ci saluteremo per due mesi, non saremo più insieme, perché per fortuna, per qualità, abbiamo tante ragazze che saranno coinvolte nel discorso nazionale. Al contrario dell'anno scorso abbiamo fatto meno tornei, però veniamo da un anno di lavoro, ce lo potevamo permettere. Io sono molto contento del quadrato che stiamo costruendo, che parte da quello che abbiamo lasciato l'anno scorso, che è qualcosa di importante. Diciamo che poi tutte le società lavorano, tutte le società di A1 lavorano tanto, allenatori, atleti, sono tutte molto serie in questo sport. Noi per esempio facciamo 3 palestre alla settimana, facciamo 7 sedute o 8 in acqua a seconda della settimana, e oltre a quella che poi è la partita del sabato. In mezzo ci mettiamo anche almeno una o due sedute da mezz'ora, un'ora di tattica e video. E quindi se uno va a sommare tutte queste ore della settimana, tipo di un atleta che poi fa sicuramente le studentesse o lavoratrici, diventa una parte importante. Il lavoro tattico adesso nell'acqua, o quello che può essere di video o quando parliamo, è principalmente incentrato a noi. Poi ci sono degli adattamenti per le partite, per gli avversari, sugli avversari, che abbiamo fatto tutto l'anno e che faremo anche quest'anno, ma principalmente lavoriamo sulle nostre cose, a migliorarle, ad aggiungerne, a pulirle tra virgolette, e di farci trovare ancora più perfetti per quella che sarà una stagione che comincia il 5 ottobre in casa contro il Trieste, con la mia promossa, arriverà con tutto l'entusiasmo della mia promossa, il più pronti possibile. Sappiamo di voler far bene e di dover far bene. Credo che sarà un campionato molto avvincente, equilibrato, con un livello più alto rispetto alla scorsa stagione. Credo che ci siano
sempre le solite due squadre che hanno quell'esperienza di finali e di campionati sulle spalle di livello e coppe europee, che sono Padova e Orizzonte, noi, che è la cosa che mi interessa di più. Sapallo e Milano sono due ottime squadre che hanno comunque giocatrici importanti, ha fatto ottimi acquisti, Gogliasco ha un grande vivaio, e ci sono le due neopromosse che sono Trieste e Ancona, che avranno tutta l'entusiasmo delle neopromosse. Il Verona l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato e avrà più consapevolezza e vorrà riconfermarsi o addirittura fare meglio. C'è la Florenza, che ha avuto un cambio in panchina, che comunque ha tradizione. Quindi le 10 squadre secondo me si daranno battaglia e ci potranno essere risultati a sorpresa tra virgolette, e ci sarà una grossa corsa per i primi 4 posti che daranno l'accesso a un playoff diverso. Non ci sarà la final six, ci sarà una finale a 4 con una semifinale andata e ritorno, che a me piace molto perché ti dà la possibilità di giocare a casa tua, e perché sulle due gare come la semifinale o addirittura le 3, che le due squadre che saranno le migliori che arriveranno alla finale scudetto, secondo me sulle 3 gare vince sempre la squadra migliore. Hai la possibilità di confrontarti, di prepararti, di farlo davanti al tuo pubblico, di giocare fuori casa, e quando esce il risultato in 3 gare ha vinto la squadra che più sicuramente merita. Il mercato di quest'anno nelle squadre di Serie A è particolare, perché comunque sulle straniere ci si è potuto fare poco conto, quindi sono tornate quasi tutte in patria per fare l'anno olimpico, quindi compreso noi abbiamo perso Chefournier, se non per la Coppa Europea, degli spezzoni di campionato, speriamo per la parte finale, è stata molto importante, però dovete tornare in Canada, e anche le altre squadre hanno patito quasi tutta la perdita di stranieri. Poche le straniere arrivate, qualche movimento interessante di italiani. Padova ha fatto degli innesti interessanti come Coppiere e Cent'anni, Coppiere non c'entra boa di prospettiva, giovane. L'Orizzonte ha preso Emmo da Giacava, quindi altre due pedine della nazionale italiana. Il Milano per esempio ha preso Carrega e Bianconi, che è una delle giocatrici più importanti della nazionale. Il Sapallo ha fatto tanti acquisti, tra cui un centroboa che ha già giocato in Italia, ma sicuramente di qualità. Ma parlando della squadra che mi interessa di più, che è la nostra, credo che abbiamo fatto due grandi cose. Una, dare continuità, questa è la cosa più importante. Abbiamo perso poco, ma abbiamo preso una giocatrice che secondo me come prospettiva e qualità attuale è la più interessante, perlomeno era quella che volevamo. Lei ha scelto noi, questo ci ha lusingato, è stata una grande cosa. Secondo me abbiamo fatto il colpo di mercato migliore noi come Sistroma con Silvia. Che è stata la nostra rivale in finale scudetto, devo dire che non posso, fa parte di quegli allenatori che stimo, sicuramente per la capacità che ha, per la grinta che ci mette e per riuscire a trasferire comunque un'identità a una squadra, la sua identità. L'anno scorso è stata una rivale importante, allenava una squadra importante, è riuscita a portare al risultato, quindi la giusta stretta di mano alla fine dell'anno. E ogni tanto ci vediamo qua a Ostia, perché lei è di Ostia, e abbiamo avuto occasione anche di prenderci un caffè, ci conosciamo da anni, cioè c'è il giusto rispetto fra due persone che penso che si stimano, che sia reciproca, ma che sono rivali, restano rivali e non vedono l'ora di essere di nuovo rivali in una partita importante. Il campionato e i club sicuramente devono avere una funzione di propedeutica per la nazionale, cioè le atlete vanno preparate dai club, vanno cresciute dai club, e la nazionale si ritrova parte del lavoro dei club. Però negli anni così olimpici è quasi anche il contrario, nel senso tutto quello che la nazionale fa bene, i risultati, l'entusiasmo che respirano in nazionale poi arriva nel momento che ritornano nei club. Sicuramente col club cerchiamo di allenarci per l'alto livello, le squadre che hanno l'ambizione di crescere o di vincere
lavorano per il più alto livello, quindi sia come carichi di lavoro che come mentalità, che come tatticismo. Si cerca di fare il livello più alto possibile, che prepara per arrivare a vincere coppe europee, dove ci sono le migliori giocatrici, che poi sono quelle che vanno a comporre le nazionali che l'Italia affronta e cerca di battere. Quindi io non vedo tutto questo distacco. Sicuramente più il campionato cresce di livello, più la nazionale ne trae beneficio, e più la nazionale va bene e più nei club si lavora felici, in serenità, e quindi noi tifiamo la nazionale, e sicuramente la nazionale spera che ci sia un campionato il più avvincente possibile, con partite del più alto tasso tecnico. La nazionale cambia percorso e forse prende la strada quella più tracciata, nel senso la continuità di un allenatore che ha fatto bene anche ultimamente con la nazionale giovanile, un grosso conoscitore della pallanuoto, che è Paolo Zizzo, e prende in mano una nazionale competitiva che ha fatto un percorso di crescita con l'apice forse nell'argento olimpico, e che ha l'ambizione di andare alle Olimpiadi e di fare bene alle Olimpiadi. Il mio personale in bocca al lupo a Paolo Zizzo, che stimo molto. Certo, non si può non menzionare Fabio Conti, che ha lavorato per anni con queste ragazze e comunque ha avuto rapporto per anni con i club, che ha fatto risultati importanti. Io più di quelle cose oggettive, che non ha valore, che io secondo me le commento, parlo della parte soggettiva. Io sono grato a lui perché da sicuramente il signor Nessuno, i primi anni che sono arrivato in A1, lui mi ha dato la prima Universiade in Cina, poi me ne ha date altre due. So che sono state scelte comunque appoggiate da lui, fatte da lui, e ho avuto l'occasione di fare tre Universiadi, la prima con lui assistente. Quindi io gli sarò sempre riconoscente per questa cosa qua, è un ricordo che mi porto dentro, è una cosa che mi ha fatto molto crescere, e quindi nel suo nuovo ruolo o in tutto quello che sarà gli auguro il meglio.